Io Anna Maria. Anna Maria. Sono una nonna no-tap che combatto per il bene di questa terra, ma soprattutto perché sono stata colpita da un problema in famiglia. Ho un nipote che ha una malattia rara, anzi rarissima, la causa diagnosticata dall'ospedale di Trieste è fattori ambientali. Ecco perché ho questa forza nel lottare. Hanno non potato, sì, diciamo potato gli olivi, però li hanno distrutti con tutte le olive sopra, nonostante il periodo della raccolta. Questo non è il modo per potare gli alberi, che fra l'altro vanno potati a marzo, nel mese di marzo. Passo dopo passo, però uno arriva sfinito, perché oggi lotti una cosa e domani l'altra. Mo' fotografo pure questo. Me la fai la dichiarazione al telefono con nome e cognome? Ce l'hanno raccolte! E non corro, io non li seguo. Che dopo il collare che mi ha fatto mettere il vicequestore, grazie al suo abbraccio. Che è successo? Sono andata in piazza Aldo Moro a Maglie per la venuta di Renzi e mi sono permessa a fischiare in una piazza. Mi hanno aggredito da dietro, proprio presa, sollevata dal collo e spostata dalla piazza, tolto il fischietto di bocca, al che ho reagito, ho urlato, però trovavo la forza per continuare a fischiare. Infatti così è uscito sul giornale che la stessa signora continuava a fischiare fino all'uscita, però poi ho avuto giramenti di testa e sono andata al pronto soccorso e mi hanno messo per 5 giorni il collare. Nonostante quello stai ancora qua? E certo, perché c'è una forza interna che mi spinge a lottare contro la mafia, a lottare contro il malaffare, a lottare contro le ingiustizie. Ma non piangere, figlia mia, scusa. L'oro del talento, guarda. Giuro che ci hanno tolto l'uva, ci hanno tolto il tabacco, ci tolgono pure le olive. Però ci danno i rifiuti. Ci sono olive su quei rami. Stai pisciando, no, io te dovresti bere. Guarda, guarda, guarda. Grande. Raccolta, le unghie lure, che le faccio imbazzate, dai. Poi gliele offriamo a questi. Che ci fa? Ragazzi, c'è la raccolta delle olive! Olio! Olio extravergine! La casa è di chi l'abita, è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, è la terra di chi la lavora. Addio mia bella, casetta tua.